sono interessato al Museo Civico Archeologico e a tutti i musei, soprattutto di carattere storico, e anche ad altre cose che dirò, che sono collegate, perché ho insegnato storia per più di 40 anni. E in questi 40 anni mi è capitato moltissime volte di parlare con dei ragazzi, o perché erano miei studenti, o perché erano, questo era a volte anche più divertente, erano figli di miei amici, i quali erano tutti contenti di avere un'occasione, di avere a portata di mano uno che si occupava di storia per potergli dire la storia è veramente noiosa. E a noi non piace, è una delle materie, insieme alla geografia, che è l'altra materia di cui mi sono molto occupato, sono le due materie più noiose perché, o meglio, considerate tali in quanto mnemoniche, in quanto fondate sulla memoria. Uno, non mi ricordo chi, comunque uno studioso francese, che diceva: in geografia non ci vuole intelligenza, basta la memoria. E credo che la stessa cosa avrebbe ripetuto per la storia. Allora, io credo che ci sia un fondo di verità in questo atteggiamento che molto spesso i ragazzi hanno nei confronti della storia, per il modo in cui gli viene insegnata, che non punta minimamente a far capire che l'oggetto della storia sono loro. Sono per l'appunto non tanto loro come singoli individui, ma i loro antenati con, non in quanto ridotti a nomi e cognomi, ma persone in carne e ossa con sentimenti, con dolori, con affanni, con gioie, con scoperte che modificano la loro vita, eccetera. Cioè, è la vita quotidiana delle persone che hanno vissuto prima di noi e che oggi sono in generale depositate sotto di noi. Voi archeologhe mi insegnate che in generale, il mondo cresce, no? Le città soprattutto crescono, nel senso che si depositano, ci sono nuovi depositi, per cui sotto di noi ci sono più o meno, non solo perché sepolti, ma anche per cose più attinenti alla natura, ci sono i nostri antenati. Ecco, quindi l'archeologia ha questo di bello, che fa sentire, l'archeologia è secondo me anche la storia antica e moderna, fanno sentire le pulsazioni delle persone che sono vissute prima di noi e con le quali quindi noi abbiamo un rapporto molto particolare. C'è una frase molto bella di Benjamin che diceva: noi siamo stati aspettati su questa terra, non siamo arrivati qui per caso. E allora sentire questa continuità è lo scopo della storia. Sentire la continuità con delle persone che ci hanno preceduto, ma che erano assolutamente come noi, quindi che vanno studiate, semmai, tenendo presente questa somiglianza e non tanto invece riducendole per l'appunto a nomi e cognomi da ricordare pedissequamente. Allora, cosa facevo io con questi ragazzi? Probabilmente sto facendo un discorso troppo lungo, ma tanto poi voi tagliate tutto. E dunque, io con questi ragazzi che dicevano queste cose, proponevo due cose sostanzialmente simili, anche se apparentemente diverse fra di loro. Intanto gli proponevo di andare a passeggio. Non c'è niente di meglio per capire la storia in generale, ma in particolare la storia di una città, che passeggiarci dentro, no? E beh, Bologna poi è l'ideale, nel senso che c'è un po' di tutto, da quello che si vede dal vetro in sala borsa in poi, no, si può vedere di tutto. Poi si scoprono continuamente nuove cose, si è scoperta una villa romana, come voi mi insegnate, vicino alla sinagoga, ci sono continuamente delle cose nuove che si possono vedere. E quindi girare per la città permette di capire come funzionava la città. Beh, addirittura a monte di questo permette di capire perché le città si fanno in un certo posto anziché in un altro. Quindi quello che con una terminologia più scientifica si direbbe la scelta del sito di una città, noi possiamo chiamarla semplicemente come mai, insomma, si mettevano lì a pensare perché vale la pena di farla qui. E nel caso di Bologna, ovviamente non mi addentrerò in questo, sono cose oltretutto molto note, strade, la Via Emilia, eccetera, eccetera, ma
La cosa interessante è che nel caso di Bologna si vede proprio molto bene perché è stata fatta qui, in rapporto non solo alle strade, ma ai molti fiumi che una volta scorrevano per Bologna, che adesso ancora scorrono per Bologna, solo che non si vedono quasi mai, e poi anche in relazione ai grandi spostamenti di popolazione. Ecco, questa è un'altra cosa curiosa, che girando per Bologna e qui arriviamo ai musei, andando nei musei, in particolare nel museo di cui voi vi occupate, si capisce molto bene che già nel 500 a.C., per dire una data qualsiasi, Bologna era un luogo, l'antenato di Bologna era un luogo in cui comunicavano fra di loro, si alternavano, avevano rapporti reciproci, popolazioni molto diverse, provenienti da luoghi molto diversi, con usi, consuetudini molto diverse. Cioè già allora si intravedeva un destino che era quello del luogo in cui ci si incontra e si comunica. Cioè quello che si dice abitualmente della Bologna di oggi vale anche per la Bologna di allora. E cioè, come appunto voi mi insegnate, insomma, c'erano i Celti, i Galliboi, c'erano gli Etruschi, c'erano i Villanoviani, c'erano i Romani, e poi anche andando fuori Bologna, io ho sempre trovato straordinario andare a Misa, ci ho sempre portato studiosi stranieri e anche ragazzi stranieri per far vedere, lì si vede molto bene, per esempio, dove si costruisce una piccola città, no? E poi anche come è fatta. Col tempio, c'è tutto, no? A Misa c'è tutto liofilizzato rispetto a una città grande, era peraltro una città grande, però c'è veramente tutto. Ecco, allora il museo è insieme all'aria aperta, l'altro modo, l'altro luogo di accostare i ragazzi alla storia senza che la storia diventi per loro necessariamente noiosa. Il Museo Civico Archeologico di Bologna, che è il nostro tema di oggi, è in particolare un modello da questo punto di vista, o comunque no, è un modello in progress, come si dice, nel senso che è un modello che si fa continuamente, quotidianamente, si modifica e tende a diventare però sempre più un modello nel senso di un museo che non si limita a compiere questa azione che noi in genere trascuriamo, ma è già fondamentale, cioè di conservare dei pezzi di storia, no? Conservare dei pezzi di storia che possono essere di altissimo valore artistico o possono essere semplicemente delle testimonianze, più o meno importanti di culture, no? Quindi questa è una prima cosa, ma la seconda cosa è di usare questi pezzi di storia per far capire come funzionava una cultura, una società, un insediamento. E in questo, anche dal punto di vista didattico, il Museo Civico Archeologico di Bologna è assolutamente molto interessante. L'altra cosa che permette di capire è come, un po' meno questo, però c'è anche questo, cioè come si ottengono i pezzi che poi vanno conservati nel museo, no? Cioè come lavora un archeologo. Come vengono poi selezionati, studiati e conservati i vari pezzi, e quindi è un museo vivo, è un museo che non si limita appunto alla conservazione, pur importante, ma che ne approfitta per insegnare molte cose, soprattutto ai ragazzi, ma non solo.